Ecco, questi personaggi stanno per rappresentarvi la storia di Antigone. Antigone è quella piccola magra seduta là in fondo e che non dice niente. Guarda dritto innanzi a sé, pensa. Pensa che fra poco sarà Antigone e si ergerà da quella ragazza magra, di carnagione chiara, chiusa, che nessuno prendeva sul serio in famiglia, e si ergerà sola in faccia al mondo, sola in faccia a Creonte, suo zio, che è il re. Pensa che morirà, e che è giovane, e che anche a lei sarebbe piaciuto vivere, ma non c'è niente da fare. Lei si chiama Antigone, e sarà necessario che reciti la sua parte fino in fondo. Sente dentro di sé che si sta allontanando ad una velocità vertiginosa da sua sorella Ismene, che chiacchiera e ride. Il giovane con cui parla la bella, l'allegra, la felice Ismene è Emone, il figlio di Creonte. È il fidanzato di Antigone. Tutto lo portava verso Ismene, anche perché Ismene era stata splendida nel suo bel vestito nuovo. Ed era andato a scovare Antigone, che sognava, lì come adesso, con le sue mani intorno alle ginocchia, e le aveva domandato di essere sua moglie. Nessuno ha mai capito perché. Antigone ha alzato senza stupore i suoi occhi gravi su di lui e gli ha detto sì, con un piccolo sorriso triste. Ecco, adesso lui sarebbe diventato il marito di Antigone. Non sapeva che mai ci sarebbe stato un marito di Antigone su questa terra e che quel titolo principesco gli sarebbe servito solamente per morire. L'orchestra attaccava una nuova danza, Ismene rideva chiassosamente là, in fondo, insieme agli altri ragazzi. Quest'uomo, con i capelli bianchi, che medita vicino al suo paggio, è Creonte, è il re. Ha delle rughe, è stanco e gioca al difficile gioco di guidare gli uomini. Prima, ai tempi di Edipo, quando non era che la prima personalità della corte, amava la musica, le belle legature, le lunghe e oziose passeggiate dai piccoli affittuari di Tebe. Ma adesso Edipo e i suoi figli sono morti, ha lasciato i suoi libri, i suoi oggetti, si è rimboccato le maniche ed ha preso il loro posto. A volte la sera si domanda se non è cosa vana guidare gli uomini, se non sia un compito sordido da lasciare ad altri, più rudi. Poi al mattino si presentano dei problemi precisi, si alza, tranquillo, come un operaio sulla soglia della sua giornata. Costei è la nutrice, ha cresciuto le piccine e Antigone è la sua preferita. Non vedrete mai Euridice, la moglie di Creonte. Lavorerà a maglia durante tutta la tragedia finché non venga il suo turno di morire. È buona, è degna, affettuosa, ma non gli è di nessun aiuto. Creonte è solo, solo con il suo paggetto, che è troppo giovane e neanche lui può fare niente. Infine questi tre uomini rubicondi che giocano a carte sono le guardie. Non sono dei tipi cattivi, hanno mogli, dei figli e delle piccole noie come tutti, ma fra poco agguanteranno gli accusati nel modo più tranquillo del mondo. Sanno di aglio, di cuoio, di vino rosso, e sono privi di ogni immaginazione. Sono gli ausiliari sempre innocenti, sempre soddisfatti di loro stessi, della giustizia,
ma fin tanto che per il momento non venga un nuovo capo di Tebe, debitamente incaricato a ordinare loro di arrestare a lui a sua volta, sono gli ausiliari della giustizia di Creonte. Ecco, adesso che li conoscete tutti, potranno recitarvi la loro storia. Comincia nel momento in cui i due figli di Edipo, Eteocle e Polinice, che dovevano regnare su Tebe un anno ciascuno a turno, si erano scontrati e uccisi fra di loro sotto le mura della città. Dal momento che Eteocle, il maggiore, si era rifiutato di cedere il suo posto dopo il primo anno di potere a suo fratello. Sette grandi principi stranieri che Polinice aveva guadagnato alla sua causa avevano subito una disfatta davanti alle sette porte di Tebe. Ora la città è salva. I due fratelli ribelli e nemici sono morti. E Creonte, il re, ha disposto che a Eteocle, il fratello buono, siano fatti funerali imponenti. E Polinice, il buon annunno, il fannullone, il teppista, il ribelle, sia lasciato solo, senza lacrime e senza sepoltura, preda dei corvi e degli sciacalli. Chiunque oserà rendergli il rito funebre sarà punito a morte. Da dove vieni? Da una passeggiata, Beatrice. Era bello, era tutto grigio. Ora non puoi immaginare, tutto già rosa, giallo e verde. È diventata una cartolina. Devi alzarti più presto se vuoi vedere un mondo senza colori. Mi alzo quando è ancora buio. Vado nella tua camera per vedere che non ti sia scoperta dormendo e non ti trovo più nel tuo letto. Il giardino dormiva ancora. L'ho sorpreso, sai. L'ho visto senza che lui lo sospettasse. È bello un giardino che non pensa ancora agli uomini. Sei uscita. Sono stata alla porta là in fondo, l'avevi lasciata accostata. Nei campi era tutto bagnato. E aspettavo. Tutto aspettavo. Facevo un rumore enorme sola lungo la strada ed era un imbarazzo perché sapevo bene che non era me che si stava aspettando. Allora mi sono levata gli stivali e sono scivolata nella campagna senza che lei se ne accorgesse. Bisognerà che ti lavi i piedi prima di rimetterti a letto. Non tornerò a letto stamattina. Alle 4. Non erano neanche le 4. Vado nella sua camera per vedere che non fosse scoperta. Trovo il suo letto freddo, senza nessuno dentro. Credi? Credi che se ci si alzasse così presto tutte le mattine, sarebbe tutte le mattine così bello essere la prima ragazza che esce? Notte. Era notte. E tu vuoi farmi credere
credere che sia andata a fare una passeggiata. Bugiarda, da dove vieni? È vero, era notte. E non c'ero che io in tutta la campagna a pensare che era mattina. Fai la matta. Fai la matta, lo conosco il ritornello. Sono stata giovane prima di te. E neanche io tanto facile. Ma a testa dura come te, no? Da dove vieni? Cattiva? No, no, non cattiva. Avevi un appuntamento, eh? Di no, forse. Sì, tata. Avevo un appuntamento. Hai un innamorato? Sì, povero. Ho un innamorato. Ah, bene! Tu, la figlia di un re. Datevi pena. Datevi pena a crescerle. Tanto sono tutte uguali. Eppure tu non eri come le altre, che stanno sempre davanti allo specchio ad agghindarsi, a mettersi il rossetto per cercare di farsi notare. Quante volte mi sono detta, Dio mio, la piccina non è abbastanza civettuola, sempre con lo stesso vestito e spettinata. I ragazzi non vedranno che svene, che i suoi riccioli e i suoi nastri, e me la pianteranno qui. E invece vedi, sei come tua sorella, e peggio ancora ipocrita. Chi è? Un mascalzone? Un ragazzo di cui non puoi dire in casa, ecco, è lui che amo, voglio sposarlo. È così, eh? È così? Rispondi, sbruffona. Sì, sì, tata. E dice anche sì, misericordia. E pensare che ti ho preso che eri solo una bambinetta. Ho promesso alla tua povera madre che avrei fatto di te una brava ragazza ed ecco. Ma non finisce così, piccola. Tu mi tratti come la tua nutrice, una vecchia stupida, bene, bene. Ma tuo zio Creonte saprà, te lo prometto. Sì, sì, nutrice. Mio zio Creonte saprà. Lasciami adesso. E vedremo quel che dirà quando saprà che ti alzi di notte. E Emone, il tuo fidanzato? Perché è fidanzata lei, ma alle 4 della mattina si alza per correre dietro ad un altro. E vi risponde di lasciarla, vorrebbe che non si dicesse niente. Sai cosa dovrei fare? Dartela come quando eri piccola. Non gridare, tata. Non dovresti essere troppo cattiva stamattina. Non gridare. Non dovrei gridare per giunta. Io che avevo promesso a tua madre. Cosa direbbe se fosse qui, eh? Cosa direbbe? Vecchia stupida, sì. Vecchia stupida che non è saputo custodirmela pura la mia piccola. Io mi vergognerò. Mi vergognerò da morire se non fossi già morta. E non potrò che abbassare lo sguardo e rispondere. È vero, signora Giocasta. Tata, non piangere. Davvero. Potrai guardare la mamma dritta in faccia quando andrai a ritrovarla e lei ti dirà buongiorno, tata, grazie per la piccola Antigone. Hai avuto cura di lei. Lei sa perché sono uscita stamattina. Non è un innamorato allora? No, tata. Ma mi prendi in giro allora, sono troppo vecchia. Eri tu la mia preferita nonostante il tuo pessimo carattere. Tua sorella era più dolce, ma pensavo che fossi tu a volermi bene. Se mi volessi bene, mi avresti detto la verità. Perché ho trovato il tuo letto freddo quando sono venuta a rimboccarti le coperte? Non piangere, tata, ti prego. Non per delle sciocchezze del genere. Te lo giuro, sono pura. Non ho altri innamorati se non Emone. E posso pure giurarti, se vuoi, che non avrò mai altri innamorati. Risparmia anche l'altro, tata. Forse ne avrai ancora bisogno un giorno. E poi quando piangi in quel modo mi fai tornare bambina. E stamattina non devo essere bambina. Sei già alzata? Vengo dalla tua camera. Sì, sono già alzata. Tutte e due allora? Tutte e due state diventando matte e vi alzate prima delle serve. Ma pensate che sia bene essere digiuna al mattino, che si convenga delle principesse. E poi non siete neanche coperte, finirete che vi prenderete un malanno. Fa freddo, è già estate, ti assicuro. Perché non vai a farci un po' di caffè caldo? Prenderei volentieri un po' di caffè caldo, per favore, tata. Colomba mia, le gira la testa, non ho preso niente. Io sto qua come una tonta invece di andarla a preparare qualcosa di caldo. Sei malata? No, non è niente, un po' affaticata perché mi sono alzata presto. Nemmeno io ho dormito. Ma
Ma tu devi dormire, se no domani hai un problema. Non prendermi in giro. Non ti prendo in giro. Mi tranquillizza stamani che tu sia bella, sai? Quando ero piccola, ricordi, ero così infelice. Ti mettevo i vermi sul collo, ti imbrattavo di terra. Una volta, ricordi, ti ho legata a un albero e ti ho tagliato i tuoi bei capelli. Come deve essere facile non pensare a delle sciocchezze con tutte quelle ciocche lisce ordinate sulla testa. Perché parli di altre cose? Non parlo di altre cose. Sai, ho riflettuto, Antigone. Sì. Ho riflettuto tutta la notte. Tu sei folle. Sì. Non possiamo. Perché? Ci farebbe morire. E allora? A ciascuno il suo ruolo, no? Lui deve farci morire e noi dobbiamo andare a seppellire il nostro fratello. Ismene, è così che sono state distribuite le parti. Cosa vuoi che ci facciamo noi? Io non voglio morire. Anch'io avrei preferito non morire. Ascolta. Io sono la maggiore. Io ragiono più di te. Tu è quello che ti passa per la testa all'improvviso, ma se si tratta di una sciocchezza, beh, pazienza. Ma io sono più ponderata. Io rifletto. Delle volte non bisogna riflettere troppo. Sì, Antigone. Anzitutto è orribile, certo. E anch'io ho pietà di nostro fratello. Però capisco un poco nostro zio. Io non voglio capire un po'. Lui è il re. Deve dare l'esempio. E allora? Non sono il re io. Non occorre che dia l'esempio. Perché le basta per la testa, vero? La piccola Antigone, la stupidina, sporca, la testarda, la cattiva, la si mette in un angolo, in un buco e ve l'estate. Doveva solo non disubbidire. Eccola. Le ciglia giunte, lo sguardo dritto davanti a sé, ed eccoti lanciata senza ascoltare nessuno. Ascolta me. Ho ragione molto più spesso di te. Ma io non voglio avere ragione. Ma cerca di comprendere almeno. Comprende. Ismene, comprende. Avete questa parola in bocca a tutti, da quando ero piccola. Bisognava comprendere che non si può giocare con l'acqua, l'acqua bella che fugge fresca, perché così si bagna il pavimento. O con la terra, perché così ci si sporcano i vestiti. Comprendere che non si può mangiare tutto quello che si ha in una volta sola o dare tutto quello che si ha in tasca all'indicante dei conti. Io non voglio comprendere. Comprenderò quando sarò vecchia e se divento vecchia. Non ora. È più forte di noi, Antigone. È il re. E la pensano tutti come lui in città. Sono migliaia, migliaia intorno a noi, formicolanti in tutte le strade di Tebe. Non ti ascolto. Ci urleranno dietro. Ci prenderanno con le loro mille mani, ci guarderanno con i loro mille volti, il loro unico sguardo. E noi dovremmo avanzare in mezzo a loro, in mezzo a tutto il loro odio sul carretto. E là ci saranno le guardie, con le loro facce da imbecilli congestionate sui loro colli rigidi, i loro sguardi bovini, le loro grosse mani lavate, che faranno tutto quello che è stato ordinato loro, senza sapere se è bene o se è male. E soffrire? Bisognerà soffrire. Sentire il dolore che aumenta, che continua, sempre più forte, che è arrivato ad un punto che tu pensi che stia per smettere, invece continua, continua, ancora più forte, con una voce acuta, non basta! Come hai pensato bene a tutto, tu, vero? Tutta la notte. Tu no? Sì, certo. Io non sono molto coraggiosa. Neanche io, Ismene, ma cosa importa? Quindi, non hai proprio voglia di vivere, tu? Voglia di vivere? Ti prego, ma chi si svegliava al mattino, per prima, solo per sentire ancora un po' d'aria fresca sulla sua pelle nuda e chi andava a dormire per ultima, già quando era piccolissima, per vivere ancora un'ora della notte? E chi piangeva, ricordo, quando eravamo piccoli, perché vedevamo tante bestioline, tanti fili d'erba nel prato e non si poteva raccogliere tutto. Sorellina no, mia! No, ti prego, non mettiamoci a piangere insieme. Dici che hai ragionato, che la paura di morire, il dolore, per te siano abbastanza. Sì. E allora fatti scudo di questi pretesti. Antigone, ti supplico! Va bene per gli uomini avere delle idee e morire per esse, ma tu no, tu sei una ragazza. Ho già... La
ragazza, ho già sofferto abbastanza. Ismene, il fatto di essere una ragazza. Ma la tua felicità è là, è davanti a te. E non hai da fare altro che da prenderla. Ma sei fidanzata, sei giovane, sei bella. No, non è vero, non sono bella. Non bella come noi, ma in un'altra maniera. Sai bene che è verso di te che si voltano i monelli per strada. È te che le ragazzine guardano con gli occhi stupiti e non smettono di guardarti finché non hai voltato l'angolo. I monelli, le ragazzine. E Emone, Antigone? Parlerò tra un attimo ad Emone. Emone, sarà tra poco una questione regolata. Tu sei pazza. Sì, lo so. Me lo dici da sempre, vero, per tutto. Ti prego, ti dare torno a lei. Lo vedi, si fa giorno, in ogni caso non potrei fare niente. Adesso nostro fratello è morto. È circondato da delle guardie esattamente come se fosse riuscito a farsi re. Ti prego, torna a letto. Sei pallida di stanchezza. E tu? Io non ho voglia di dormire, ma ti assicuro che non mi muoverò di qui prima del tuo risveglio, va bene? La nutrice mi porterà da mangiare e poi... Su, Ismene, sei pallida di sonno, vai. Ti convincerò, vero? Lascerai che ti parli ancora? Sì, lascerò tutti che mi parliate ancora. Adesso vai. Altrimenti domani sarai meno bella. Povera Ismene. Tieni. Ecco un buon caffè. Ti preparo qualcosa da mangiare? No, grazie. Te lo so. Dov'è Armani? Da nessuna parte. Ma scaldami bene, lo stesso come quando ero malata. Data più forte della febbre. Data più forte dell'incubo. Più forte dell'ombra dell'armadio che si trasforma, che sogghigna ogni ora sul muro. Data più forte della morte. Dammi la mano, Tata, come quando restavi accanto al mio letto. Che cos'hai? Niente. Sono solo ancora un po' piccola per tutto questo. Troppo piccola per cosa? Passerò io. Per niente, niente. E poi sei qui, no? Sei così forte, Tata. Cosa posso fare per te, Colombella? Nulla. La tua mano, ecco, così sulla mia guancia. Sai, non ho più paura, né dell'orco cattivo, né del mago sabbiolino, né del babau che passa, che porta via i bambini. Tata? Sì? Sai Shiva, la mia cane? Sì. Promettimi che non la sgriderai mai più. Un cane che sporca dappertutto con le sue zampe. Non dovrebbe entrare in casa. Anche se sporca dappertutto, ti prego, Tata. E allora bisogna che lasci che distrugga tutto senza dire niente? Sì. Questo è un po' troppo. Dai, a te piace Shiva con la sua testona, no? E poi lo so, in fondo ti piace anche lucidare. Saresti così infelice se rimanesse sempre tutto pulito. E se piscio sui tappeti? Tu promettimi lo stesso che non la sgriderai. Ti prego, Tata, ti prego. Profitti, fai le moine. E va bene. Va bene, pulirò tutto senza dire niente. Mi fai confondere tu. E poi promettimi anche che le parlerai. Che le parlerai spesso. Si è mai vista questa? Parlare ad un cane? Appunto, no. Non come ad un cane, come ad una persona, vera. Come senti fare a me. Questo no. Alla mia età fare l'idiota. Ma perché vuoi che tutta la casa le parli come te a quel cane? Sai... Se io, per una ragione, per l'altra, non potessi più parlarle, ecco. Più parlarmi? No, e poi, Tata, sai, se fosse troppo triste, se avesse troppo l'aria di aspettare il naso sulla porta, come dopo che sono uscito, sarebbe meglio forse farla ammazzare, Tata, senza che soffra. Farla ammazzare, piccola. Farla ammazzare la tua cagna. Sei matta stamattina. No, Tata. Ecco il mondo. Lasciaci, intrice, e non dimenticare quello che
e l'avevi sbattuta la porta. Il tuo profumo era là e io già ti avevo perdonato. Ma dimmi, a chi hai rubato quel profumo? A Ismael. Il rossetto, la cipria, proprio il vestito. Anche. E in onore di chi ti hai fatta così bella? Oh, te lo dirò, caro, come sono stata stupida! Tutta una serata sprecata. Una bella serata. Avremo altre sere, Antigone? Forse no. E anche altri litigi? In fondo la felicità è piena di litigi. Una felicità, sì. Ascolta, amore. Dimmi. Non ridere, stamattina ti prego, sii serio. Ma sono serio. E stringi. Stringi. Come tu non hai mai stretto in vita tua, che tutta la tua forza sei prima in me. Ecco, con tutta la mia forza, Antigone. Così, bene. Sai, amore, volevo dirti stamattina. Sì. Il bambino che avremmo avuto insieme, tu ed io. Sai, l'avrei stretto così forte che non avrebbe mai avuto paura. Né della sera che viene, né della coscia del pieno sole immobile, né delle ombre. Nostro figlio, amore. Avrebbe avuto una mamma piccola, piccola e spettinata, ma più sicura di tutte quelle vere mamme con i loro segni veri e i loro grandi grembiuli. Lo credi tu questo, non è vero? Ma certo, amore mio. E credi anche che avresti avuto una vera moglie? Beh, ma io... Oh, mia madre, amore! Oddio, mia madre, sei sicuro quella sera? Ma quale sera? Dai, sei ben sicuro che al ballo, quando mi sei venuto a cercare nel mio angolo, non hai sbagliato ragazza, insomma, sicuro di non aver mai pensato, neanche per un istante, che forse avresti dovuto, insomma, dai, domandare Ismael, amore, sì. Shock. Mi ami, amore. Mi ami come una donna. Oh, le tue grandi braccia che mi stringono un momento. Né questo odore, né questo caldo, né neanche questa grande fiducia che mi inonda quando tengo la testa nel cavo del tuo collo. Certo, Antigone. Io ti amo come una donna. Io sono piccola, magra. Ismael è rosa, è dorata come un frutto. Sono tutta rossa di vergogna, amore, sai? Però bisogna che io sappia stamattina. Quando pensi che sarò tua, senti dentro di te come un grande vuoto che si scava, come qualcosa che muore. Sì, Antigone, io sento lo stesso. Beh, volevo dirti, sai, che sarei stata molto fiera di essere tua moglie, sulla quale tu avresti posato la tua mano la sera sedendoti. Messo una cosa proprio tua. Ecco, amore, adesso però devo dirti ancora due cose. E ti prego, una volta che ti avrò detto di andarti, senza guardarmi, senza fare domande, anche senza dire niente. Cosa stai per dirmi? Prima giurami che te ne andrai. Ti prego, amore, ti prego. Guarda come te lo chiedo. Va bene, te lo giuro. Grazie. Allora, sai, prima di tutto ieri sera mi chiedevi come mai fossi venuta con il vestito di Ismene, il rossetto, il profumo. Io non ero sicura, amore, che tu mi desiderassi. E ho fatto di tutto per essere un po' più come le altre ragazze, come Ismene, ecco. Era solo per questo? Sì, tu hai riso, abbiamo litigato, il mio pessimo carattere è stato più forte, sono scappata. Ma volevo che tu mi prendessi ieri sera, perché sai, io ti voglio bene, così molto, e mone scusa, ti farò soffrire, ma perché mai ti potrò scusare? E mone ti prego, mi hai giurato di non domandare niente! Se fai un solo passo verso di me, mi getto dalla finestra, te lo giuro sulla testa del bambino, abbiamo avuto il sogno tutti e due. Testa del bambino che mai avrò. Ti prego, parti in fretta, amore. Saprai tra poco. Saprai domani.
Hai finito. Remone. Una guardia, dici? Una di quelle che sorvegliano il cadavere. Fallo entrare. Guardia Jonas, seconda compagnia. Che cos'è che vuoi? Abbiamo tirato a sorte per sapere chi sarebbe venuto e la sorte è caduta su di me. Sono venuto perché abbiamo pensato che era meglio che ce ne fosse uno solo che spiegava. E poi... perché non potevamo abbandonare la postazione tutti e tre. Siamo i tre del picchetto di guardia, capo, attorno al cadavere. E cos'hai da dirmi? Siamo un tre, non sono solo io. Gli altri sono Duran e l'appuntato Budus. E perché non è venuto l'appuntato? È vero, capo, l'ho detto subito io. Ma gli altri hanno detto no e hanno voluto tirare a sorte. Devo andare a cercare l'appuntato, capo? No, no, parla tu dal momento che sei qui. Secondo il regolamento, avrebbe dovuto esserci l'appuntato. Io sono stato proposto per passare da soldato semplice ad appuntato, ma non sono ancora stato promosso e dovevo essere promosso in giugno. Ascolta, di che cosa hai paura? Se è successo qualche cosa, siete tutti e tre responsabili, per cui adesso non preoccuparti di chi dovrebbe essere qui. Ebbene, capo, il cadavere... Eppure abbiamo vegliato. Avevamo il cambio guardia della notte, il più duro. Ah, hanno scelto bene il loro momento. No, no, non stavamo dormendo, capo. No, questo ve lo possiamo giurare tutti e tre che non dormivamo. Tutto ad un tratto io guardo il cadavere. Eravamo lì a due passi, ma io lo guardavo lo stesso di tanto in tanto. Io sono così, sono meticoloso. È per questo che i miei superiori dicono sempre, con Jonas si sta... Insomma! Capo, ma sono stato io per primo a vederlo. Gli altri me lo diranno. Sono io che per primo ho dato l'allarme. L'allarme? E perché? Il cadavere. Qualcuno l'aveva ricoperto. Oh, non granché, capo. Non ne avevano avuto il tempo con noi altri lì accanto. Sei sicuro che non sia stata una bestia la spalla? Da principio l'abbiamo sperato anche noi, ma la terra era gettata su di lui. Secondo i riti, è qualcuno che sapeva quello che faceva. Chi ha osato? Chi ha osato sfidare la mia legge? Hai riscontrato delle tracce? Niente, capo. Niente se non un passo più leggero del passaggio di un uccello.
Più tardi la guardia Duran ha trovato più lontano una pala, una paletta da bambino vecchia e tutta arrugginita. E abbiamo pensato che non poteva mica essere un bambino ad aver compiuto quell'impresa. L'ha puntata, l'ha comunque conservata per l'inchiesta. Un bambino. L'opposizione spezzata che già sgorga e corrode dappertutto. Gli amici di Polinice con il loro oro confinato qui in Tebe, i capi della plebe che puzza d'aglio, improvvisamente alleati con i principi e i preti che in mezzo a tutto questo cercano di prendere qualcosa, anche poco. Un bambino. Devono aver pensato che così sarebbe stato più toccante. Lo vedo già da qui, il loro bambino, con la sua faccia da assassino stipendiato. A meno che non abbiano istruito un bambino vero, con delle frasi. Un vero ragazzetto pallido che sputerà davanti ai miei fucili, sì. Doppio colpo fortunato per loro del sangue innocente sulle mie mani. Avere dei complici. E forse fra le mie guardie. Capo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Duran si è seduto una mezz'ora perché aveva male ai piedi, ma io capo, sono rimasto in piedi tutto il tempo, ve lo dirà l'appuntato. Ascolta, avete già raccontato questa storia a qualcuno? A nessuno, capo, abbiamo subito tirato a sorte e sono venuto io. E allora ascolta bene. Il vostro turno di guardia è raddoppiato. Mandate indietro il cambio. Non voglio che voi a quanto al cadavere. E non una parola. Siete colpevoli di aver commesso una negligenza. E sarete puniti. Ma se in Tebe corre voce che il corpo di Polinice è stato coperto, morirete tutti e tre. Capo, non abbiamo parlato, ve lo giuro. Ma io ero qui. E può darsi che gli altri l'abbiano già detto al cambio. Ho due bambini, uno veramente piccolo. Io ero qui con voi, ero qui davanti al consiglio di guerra. Voi mi siete testimone. Se c'è qualcuno che ha parlato, saranno stati gli altri, non io, caro. Voi mi siete testimone. Va. Se nessuno sa niente, chi verrà? Vieni, piccolo. Dobbiamo andare a raccontare questa storia. E poi questa simpatica vicenda avrà inizio. Dimmi, andresti tu per me? Moriresti per me? Sì, andresti anche tu con la tua valigia. Nella tragedia basta una piccola spintarella perché prender via e dopo non c'è altro se non lasciar fare. Si è tranquilli, la cosa gira da sola, è minuzioso, ben oliato da sempre. La morte, il tradimento, la disperazione sono là vicinissimi, gli scoppi, le tempeste, i silenzi, tutti i silenzi, il silenzio quando alla fine il braccio del boia si alza. Il silenzio al principio, quando due amanti sono uno di fronte all'altro, nudi per la prima volta, senza osare muoversi ancora nella camera in ombra. Il silenzio quando le grida della folla stanno per scoppiare attorno al vincitore. E lo si potrebbe dire un film il cui sonoro si è inceppato, tutte quelle bocche aperte da cui non esce nulla, tutto questo clamore che non è altro che un'immagine. E il vincitore, già vinto, solo al centro del suo silenzio. È pulita la tragedia, è riposante, certo,
Nel dramma diventa spaventoso morire, come un incidente. Forse ci si sarebbe potuti salvare, quel bravo ragazzo sarebbe potuto arrivare a tempo insieme ai gendarmi. Nella tragedia si è tranquilli, anzitutto si è tra noi, siamo tutti innocenti, insomma. E non è perché ce n'è uno che ammazza o uno che ha ammazzato, è una questione di distribuzione. E soprattutto è riposante la tragedia, perché si sa che non c'è più speranza. La sporca speranza, che si viene presi, che alla fine si viene presi e non resterà che gridare, non gemere, no, non lamentarsi, urlare a piena voce ciò che si aveva da dire, non si era ancora mai detto e forse ancora non si sapeva, e per niente, per dirlo a se stessi. Ecco allora, comincia. La piccola Antigone catturata. La piccola Antigone potrà essere se stessa per la prima volta. Avanti, avanti, niente storie. Vi spiegherete davanti al capo. Io non conosco che la consegna. E quello che avevate da fare là, non lo voglio sapere. Tutti hanno delle storie, tutti hanno delle scuse. Se si dovesse ascoltare. Se si dovesse cercare di capire, staremmo freschi. Avanti, avanti, che niente vogliamo, e niente storie. E quello che ha da dire non voglio saperlo. Di loro di lasciarmi con le loro mani sporche, mi fanno male. Le loro mani sporche? Potreste essere più gentile, signorina. Sono gentile io. Io sono Antigone, sono la figlia di Edipo, non scapperò. La figlia di Edipo, sì. Le puttane che raccattiamo nel turno di notte, anche loro devono stare attenti, perché sono le amichette del prefetto di polizia. Io voglio morire, ma che non mi tocchino! E i cadaviti, e la terra, quelli non ti fa paura attaccarli, dici le loro spalle che vanno. Guarda un po' le tue, eh? Te l'avevamo tolta la tua pala, hai dovuto rifarlo con le unghie la seconda volta. Ah, che audacia! Giro la schiena d'acqua, domando una cicca e via. Il tempo di sistemarmela in bocca, il tempo che dico grazie. E lei era là, a grattare con le mani, come una piccola iena. E come si dibatteva questa puttanella quando ho voluto prenderla. Mi voleva saltare in occhi. Gridava che non vorrebbe lasciarla. Una pazza! Ne ho arrestata un'altra di pazza l'altro giorno. Mostrava il culo alla gente. Dico, ma che mangiare che ci si mangia tutti e tre. Per festeggiare. Dalla storia. Da un buon russo. Abbiamo tutto di riposo, Lavinia. E se portassimo anche le donne? Tra di noi che si scherza, con le donne ci sono sempre delle storie e poi i mocciosi che vogliono pisciare, no? Di Budus, di Budus, ma che roba, ma un attimo fa avresti detto che avevamo così voglia di scherzare, forse ci daranno una ricompensa. Beh, è possibile, se è importante. Lasciate la terza, quando ha messo le mani sull'incendiario, gli hanno dato il mese doppio. Ah, guarda, se avremo il mese doppio io propongo, invece che andare dalla storia, andiamo al Palazzo Arabo. Per me, sei pazzo, ti vedo la bottiglia al doppio al palazzo, per montare la bella, ma ti ricordo che la morrosa. Sapete che si fa? Prima si va dalla storta, ci si riempie come dovuto, come bisogna, e poi torni a palazzo. Bene, bene. La grossa di palazzo. Ah, quanto risbronzo quella volta. Ma le donne, se pagano il doppio, vengono a sapere. Ci sta anche una ricompensa. Beh, allora si vedrà. Scherzare è un'altra cosa. Se ci sarà
se ci sarà una cerimonia nella corte della caserma come per le decorazioni, ci saranno le donne, ci saranno i bambini, e allora andremo tutti dalla storta, eh? Sì, ma bisognerà ordinare il vino. Vorrei sedermi, per favore. Va bene. Che si sieda. Ma non lasciatelo gli altri. Attenti! Che storia è questa? Lasciate stare quella ragazza. Il picchetto di guardia, capo. Siamo venuti coi compagni. E chi è che fa la guardia al cadavere? Abbiamo chiamato il cambio, capo. Il cambio? Ti avevo detto di mandarmi indietro. Ti avevo detto di non dire niente. Ma non abbiamo detto niente, capo, ma dal momento che abbiamo arrestato quella, abbiamo pensato...